Buonasera, da Itaca, un'isola che non credo di raggiungere. Qui, fra le barche, erano pescatori, poi venne un uomo. Un uomo tra il sole e la neve, tra loro fugace e tanta spazzatura. Venne un uomo che camminava sulla corrente, così come questi rifiuti galleggiano. Qui, tra le reti, e ci disse di tirare. Ti, tirammo tutta la notte, tirammo agugliate nella tua voce di ragnatela e il dramma immobile, senza intervalli, di un libro. Dimmi, come ci si può difendere? Come ci si può difendere scrivendo? Scrivendo dall'impressione che la penna adesso non si dirige dove si vorrebbe. E le righe filano via, adesso, ignorando dove sia finita la grande parola da dire. Le nostre muse si sviluppano come buche avide e profonde. A, 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 B, C. Fuori ci si batte contro ciò che non può durare. Succeda quel che deve succedere. La vita passa. Allo stesso tempo, quell'uomo che alzava delle trappole da vocaboli intorno al libro esita a ritornare a casa. Solleva con precauzione carte e carte e ancora carte che posa di nuovo tra la stoppia e lo strato di territorio che ha davanti. Ciò che comincia lo precede. Lo conclude. Deposto per mille ed una campana di carta. Infine, tutto è ripreso dal movimento del mare. Sei Ulisse, sono Telemaco. Brancolanti sotto l'eterno travestimento. Siamo un nuovo palo della cuccagna. È a noi soli che dobbiamo la navigazione di quest'arca, in questo diluvio di rifiuti. La gola di colomba della tazza del Buttercloth singhiozza col suo sterco in bocca in qualche isola. La vita non è più altro che un aigrone che beve. Breton, guarda. E così bene non te ne vedrò mai più. I miei occhi afferrano appena la terra che devo approdare e quel che comincia da questo odore di rifiuto non rifiuto. Una casa. So quel che c'è sotto il vento profondo che in principio m'ha cercato. Eppure la chiave non era stata dimenticata nella porta. D'altronde, il nostro scheletro, a suo tempo preparato per il vento, è un fuori della carne, pronto alla carne. Grazie.